Ebbene, bene, siamo pronti per iniziare. Quest'oggi vi proponiamo Peter Pan, il musical. Mio nonno mi disse una volta: tutti quanti abbiamo bisogno di sentirci un po' Peter Pan. Perché? Perché quando si cresce si smette di sognare, si smette di usare la fantasia. Questa sera speriamo di riuscire a farvi sognare. Signore e signori, con un vostro grosso applauso, l'equipe d'animazione del nuovo Natural Village è lieta di presentarvi per voi Peter Pan, il musical! Ha perso la mano destra e non quella sinistra. Ecco, bravo. Mamma, mamma, mi ha appena salvato. Michele Roncino mi aveva appena catturato. Quindi, cara, lo sai che papà ti ha vietato di raccontare queste storie di fratellini? Ma, mamma, ho solo raccontato la storia di Peter Pan, di Capitano Ancino, del coccodrillo. Se ti sentisse tuo padre, a genere, sei pronto? Arriveremo tardi. Non arriveremo mai, cara. Ho perso una scarpa di vernice, la sinistra. Calma, caro. Bambini, qualcuno di voi ha preso la scarpa di papà? No, papà, forse l'hanno presa, i pirati di Uncino! I pirati di Uncino? I pirati di Uncino sono tutti ladri! Ladri, i pirati di Uncino! Uncino, è Peter Pan! Vieni adesso! Ma mangiate il coccodrillo! Il coccodrillo, quello grosso! Le mie scarpe sono di coccodrillo! Bambini, fate silenzio! Calma, caro! Bambini, fate silenzio! Calma, caro! Sono sicura che la troveremo! Ah, tutto è bene perché finisce bene, no? Papà, ma lo sai che anche Uncino ha perso la sua mano? E papà ha perso la sua scarpa. Uncino, la sua mano. Ho capito, ho capito. Wendy? Wendy? Sì, papà? Quante volte ti ho detto di non accompagnare frottole, fratellini? Frottole? Sì, frottole, fandonie stupide. Storie su Capitano Uncino, Peter Pan, Patapan. Ma papà, ho solo raccontato una favola. Basta, Wendy! Nostra figlia ormai è grande, andrà a dormire da sola. Così ha deciso Genore, padre di questa casa. Credi che i bambini saranno al sicuro da Wendy? E che oggi mi è sembrato di vedere una figura strana. Una figura strana alla finestra? Abitiamo al terzo piano e neanche il terrazzo abbiamo. Tranquilla, i bambini sono al sicuro. Buonanotte. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte, papà. Bambini. Buonanotte.
fantastica astronave per viaggiare più in alto delle stelle e guardare l'altra faccia della luna e la magia che va, l'isola che non c'è. Macchina eccezionale che ci porta dove non si può andare anche a 20.000 leghe sotto il mare. Fantasia, fantastica astronave per viaggiare più in alto delle stelle e guardare la finestra che potrebbe ritornare. Chi? Well, ma Peter Pan l'altra notte ha lasciato qui la sua ombra. La sua ombra? Sì, la sua ombra, e io l'ho messa qui nel cassetto, così non gli si scolpisce. Oh sì, certo amore. Buonanotte Wendy. Buonanotte mammina. Guarda che deve essere qui, l'avrà nascosta da qualche parte. Pilli, guarda bene in giro. Sì, sì, ma dappertutto. Ma in quel cassetto? Sei sicura? Allora apro, Uno, due e tre. E via di qua, su. Eccoti qua. Finalmente ti ho presa. Sì, ma adesso come ti attacco? Oh. Ma sei proprio tu, Peter Pan! Ehi, Peter, ma perché stai piangendo? Ma io non stavo piangendo! Ti ho visto che stavi piangendo! E non riesco ad attaccare la mia ombra! Per la tua ombra? Non ti preoccupare, ci penso io alla tua ombra! Sarò bravissima! La mamma mi dice sempre che sono molto brava a cucire tutti i vestitini per le bamboline, per l'orsacchiotti, per l'orsacchiotti di Michele. Io infatti sono abbastanza grande per cucire. Guarda un po' tutto il mio kit di cucito, tutti i fili colorati, adesso lo prendo. Ecco qui ti metto due puntini perché io so cucire anche i bottoncini, le pagliette. Oh, tutto quanto, ma quanto parla! Un po'. Comunque io mi chiamo Wendy Moira Angela Darling. E tu quanti nomi hai? E io Peter Pan. Che buffo che sei. Gli ultimi due punti. Uno, due e fatto. Oh, guarda qua. Finalmente, grazie. Sei stata bravissima. Grazie. E allora posso darti un bacio? E va bene. Peter, ma tu non sai che cos'è un bacio? Lo saprò solo quando me l'avrai dato. E va bene. Tieni. Oh, grazie, bellissimo. E adesso potrei darti uno io? Oh, sì, certo. Peter! Da! Ecco, tieni! Oh, grazie! È bellissimo, sarà un bellissimo ricordo di questa sera! Anzi,
questa sera non è proprio una bella serata, perché la mia mamma e i miei genitori hanno detto che dovrò crescere e andare a dormire da sola. Crescere? Eh sì, crescere e diventare grandi. Ma no, Wendy, non mi va. Vieni con me. Con te? Ma poi alla mia mamma cosa dico? Ma che cos'è una mamma? Oh, Peter, non sai neanche che cos'è una mamma? Una mamma è una persona proprio speciale. È colei che ti dà i bacini, che ti fa le coccole e che ti dà la medicina quando sei ammalato. Ah, ho capito! Tu sei la nostra mamma! Io la nostra mamma! Cioè, sono abbastanza grande per essere una mamma, però non sono sicura se possa essere proprio una mamma. Però... Peter... Mo. Dai, Wendy! All'isola che non c'è non diventerai mai grande! All'isola che non c'è! Peter, ma se quest'isola non c'è, come fa ad esserci? Ma questo è il bello! Siccome tutti la chiamano l'isola che non c'è, allora pensano che non c'è. E invece c'è! Lì ci sono gli alberi, i fiori, gli indiani. E poi ci sono i pirati. Vieni. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano. Convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere. I miei fratellini e portarli con noi? Sì, certo. Se... Li posso portare veramente? Sì. E allora li vado a svegliare. Gianni, Gianni, sveglia che c'è Peter Pan. Oh, ma perché? Michele, sveglia amore, dai, che c'è Peter Pan, te lo ricordi Peter Pan? Peter Pan. Ciao, io sono Michele. Ma è bello questa morale, eh? Ciao, io sono Gianni, metti, hai già le dalle. Quanti anni ho? Non lo so, quello che so è che sono abbastanza piccolo per essere grande. Mi ricordo che anni fa, più sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava. E nei sogni di bambino la chitarra era una spada, e chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera.
gioco né finzione, perché un'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli malafoni è sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. È così e se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette. C'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette. Io di risposte non ne ho, io faccio solo rock and roll. Se ti conviene, io più di tanto non posso fare. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerò normale, ma è l'istinto che ci fa volare. Non c'è gioco né funzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli in malafede, sempre a caccia delle streghe, gli diciamo non è una cosa seria. È così e se vi pare, ma lasciateci sfogare. Non metteteci alle strette, e con quanto fiato in gola vi urlerò, non c'è paura. Ma che politica, che cultura, sono solo canzonette. Non mettetemi alle strette, sono solo canzonette. Peter, mi sa che ne racconti un po' troppe. Come hai fatto a fare tutte queste cose da solo? Beh, vedi, all'inizio, quando sono scappato, ho incontrato Trilli. Trilli? Ma proprio lei, quella luccicosa? Eh sì, Campanellino, è la mia fata. Wow, eccola! Ma è bellissima! Wow, ma quando fa così, cosa dice? Cosa sta dicendo? Lei dice... Dai, Peter, dici cosa dice! Lei dice... Wow, è proprio, proprio bello! Dice che sei una gallina spennacchiata! Io pensavo che le fate fossero gentili, e non così! Beh, le fate sono gentili, ma tu non ci devi far caso! È solo gelosa delle ragazze! Dove abitiamo noi? Non ce ne sono! Sì. Peter, ma come fai a volare? Come fai? Ecco, bravo, raccontacelo, perché io lo racconto. Ma è semplicissimo, basta pensare ai pensieri felici. Caramelle, bamboline, cioccolatini, cioccolatini, caramelle, dai ragazzi. Peter, a me mi sa che ci stai imbrogliando un po'. Ragazzi, bisogna pensare ai pensieri felici, colorati. E poi, magari con un pizzico di polvere di fata. Cioccolatini, caramelle, bamboline, orsacchiotti! Ma Peter, stiamo volando! Stiamo volando! Peter, no, ci sono le nuvole! Ma Peter, dove ci porti? All'isola che non c'è! Seconda stella destra e poi dritto fino al mattino! Ma
guarda, Wendy, che avanti ci sono le sirene. Le sirene? Sì. E poi Toro seduto. Michael, gli indiani. E adesso guardate. Oltre i monti. Quelli là? Sì. Questa è la nave di Capitano. Peter, ma allora esiste? Ma certo che esiste. Ed è pericolosissimo. Aiuto, Peter! Ha paura! Andiamo via! Venite di qua! Seguitemi! Maglia della Marola, forza pirata, forza, lavora, ciao. Spugna, dove sei? Cosa hai mangiato, Spugna? Un topo morto? Veramente era vivo, capitano. Abbiamo notizie di Peter Pan, Spugna? Si dice che Peter Pan sia tornato sull'isola. Sull'isola? È impossibile! Abbiamo perlustrato l'isola da cima a fondo. E di Peter Pan neanche l'ombra. Ho saputo che la figlia di quel capo indiano, quel ciglio strampalato, ciglio tritolato... Ah, ciglio tigrato! Continua! Sì, ciglio tigrato, lui. Vedo che lei la conosce bene, capitano. Beh, lei sa dove si nasconde per Peter Pan. Interessante. Quindi, troviamo il nascondiglio del capo indiano. Che
catturiamo Giglio Tigrato e ci facciamo dire dove si nasconde quel Peter Pan. Da quando quel moccioso ha preso la mia mano e l'ha data in pasta a quel dannato... Oh, oh! Ogni volta che deve ripetere quel nome si drippa come un bimbo. Ah, quel dannato coccodrillo! Da quando quell'animale ha assaporato la mia carne, mi segue sempre, spugna, sempre! A proposito di coccodrillo, ho saputo che oltre alla sua deliziosa mano ha ingoiato una di quelle vecchie sveglie, sa, quelle che fanno... Ah, spugna, smettila! Lo sai che non voglio sveglie sulla mia nave? Sì, capitano. Va bene, ricapitoliamo, spugna. Quindi, troviamo l'accampamento del capo indiano, catturiamo Giglio Tigrato, ci facciamo rivelare dov'è il nascondiglio di Peter Pan. Catturiamo la figlia, mi raccomando, e la torturiamo. Caro Spugna? Bene, Spugna, io mi ritiro nei miei alloggi. Lascio a te il comando. Faccio il pirata ma non mi va, e tengo pure una certa età. Son tutto buchi come una spugna, del movimento mi importa poco, faccio buon viso a cattivo gioco e bevo, bevo senza ritegno. Son sempre ubriaco, son sempre fatto, e arriva sera che son distrutto, così a furia di questa spalla. Non so più quando, non so più come, mi sono scordato il mio vero nome, ma qui nel giro mi chiamano Spugna, eccomi qua. Faccio il pirata ma non mi va, e tengo pure una certa età. Son tutto buchi come una spugna, del movimento mi importa poco, faccio buon viso a cattivo già, e bevo, bevo senza ritegno. Quel Peter Pan non mi ha fatto niente, però deve essere un gran fedele, perché lo dice il mio comandante, e non mi importa dov'è il potere, finché continua a darmi da bere, non lo tradisco fino all'inferno, lo seguirò. Non lo tradisce fino all'inferno, lo seguirà. E non lo tradisco fino all'inferno, lo seguirò. Me l'ha detto chi?
Trilli? Sì. Oh, ma... sì, Trilli! Trilli ha detto che avevi ordinato di abbatterlo! Trilli! Trilli, vieni qui! Trilli, sei stata tu? Trilli. Ah? Allora sei colpevole di altro tradimento e sei bandita per sempre dall'isola! Oh, ma Peter, adesso piange e dice che è la tua patina! Oh, e va bene, non per sempre, ma per una settimana! Sì! Via! Ma dove sono? E voi chi siete? Siamo i tuoi bambini! I miei bambini, oh no no no, come siete appiccicosi! E tu? Sei la nostra mamma! Ah, siete proprio due appiccicosi e poi siete tutti sporchi! Comunque io non posso essere la vostra mamma, cioè potrei anche essere la vostra mamma perché sono abbastanza grande per essere la vostra mamma, perché me l'ha detto la mia mamma oggi che potrò andare a dormire da sola perché sto crescendo, quindi sono abbastanza grande per essere forse la vostra mamma, ma non sono sicura se voglio essere la mamma di Dio. Parli! Ehi ragazzi, guardate chi c'è! Loro sono Gianni e Michele. Ciao, io sono Gianni, Matthew, a Gianni Darling. Io sono Michele. E loro? Loro sono i bimbi sperduti. Oh, io sono un bambino! E io un pochino! Ehi, tu! Perché non ci racconti una storia davvero, mamma? Ehi, tu! Forse prima di raccontarti una storia da vera mamma dovrei raccontarvi che cos'è una mamma. Scommetto che anche Peter non lo sa. Prima te l'ho raccontato, ma non credo che abbia capito. Una mamma è colei che vi fa il bagnetto, perché siete tutti sporchi, le coccole, vi dà i bacini. E poi non sono una mamma speciale, esistono tante di mamme e sono proprio tutte speciali. Lo possiamo gridare insieme? Evviva tutte le mamme del mondo! Sì. Affezionata a quella gonna un po' lunga, indaffarata, sempre sempre convinta, a volte un po' severa. Viva la mamma, viva le regole, le buone maniere, quelle che non ho mai saputo imparare, forse per colpa del rock. Facciamo un gioco bellissimo! Andiamo a caccia di Liani! Sì! Ma come? Sì, sì! Ehi, Peter, ma non sarà mica un po' pericoloso? Ah, non ti preoccupare! Siamo ben armati! Dai, venite! Noi! Il primo che trova un indiano, vince! Io vince! Andiamo! Ma dai, è pericolosissimo questo gioco! Avanti! Portatemela qui! Spugna, come sei appiccicoso! È Giglio Tigrato! Carissima Giglio Tigrato! Come stai? Tutto bene? Ho una semplicissima domanda per te. Dimmi, dove si nasconde Peter Pan? Giglio Tigrato, non parlare! Silenzio! Giglio Tigrato, non parlare!
Cino di grado? Morire. Andiamo ragazzi. Forse è il momento di raccontarla. Vedi tutti qui. Adesso ve la racconto. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo.
è vera soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento. È una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco che finisce se senti. Tutti vissero felici e contenti. Forse esiste da sempre, non importa l'età, perché è vera soltanto a metà. E la storia prosegue con i tre fratelli Darling, che un giorno hanno deciso di andare sull'isola che non c'è. Un'isola dove era piena di alberelli, piena di indiani, piena di pirati e di bambini sperduti. E hanno fatto molto molto amicizia con tutti e tre questi bambini sperduti. E allora i fratellini sono stati sull'isola per tanti 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 giorni. E quindi sono stati lontani dalla loro mamma e dal loro papà. Oh, che storia triste! Lo so, ma poi sono ritornati tutti a casa e anche i bambini sperduti. Beh, forse potete venire anche voi due con noi. Sì! Peter, vieni anche tu. La mia mamma sarà contentissima. No, io non ho nessuna intenzione di venire. Peter, ma vedrai che la mia mamma e mio papà saranno felicissimi di ospitarti. Sì, certo. E poi li manderanno a scuola. Ti manderanno a scuola. Ovvio, tutti i bambini vanno a scuola. Sì, anche tutti, già... tutti i bambini crescono. Ma io non voglio crescere. Peter! Ma resta con noi, vedrai che sarà benissimo. No, no, ha detto di no. Peter, non ti andare. Vieni con noi, la mia mamma sarà contentissima. Peter! Peter, ma dai! Ah, guarda, finalmente siamo arrivati al covo dei bimbi sperduti. E tutto questo grazie a Trilli, la carissima amica di Peter Pan. Spugna, passami la spada. Vai con gli altri, Spugna, grazie. Carissima Trilli, devo ringraziarti in qualche modo per avermi portato qui. Ma soprattutto devo lasciare ricordo al mio caro amico Peter qua. Ehi ragazzi, aspettate, ci ho ripensato! Trilli! Trilli! Trilli, ti prego, dimmi che sei viva! Trilli, dammi qualche segno! Come? La tua voce è così sottile, non riesco a capire. Cosa? Se tutti i bambini insieme anche agli adulti credessero insieme a me alle fate, allora tu potresti rivivere. Oh Trilli, ma come faccio? Loro tutti dovrebbero urlare insieme a me, io credo nelle fate. Sì, e allora vi prego, ovunque voi siate, adulti, genitori, tutti quanti, urlate insieme a me, io credo nelle fate. Vi prego, aiutatemi, io credo nelle fate. Bambini, vi prego, aiutatemi! Genitori, tutti quanti, io credo nelle fate! Non vi sento, di più! Di più! Io credo nelle fate! Sì! Trilli, li hai sentiti? Vai, Trilli, vola! Ed ora noi due, uncino! Ah, eccoci qua, sulla mia bellissima nave. Portate quei bocciosi qui. No, no. Ah, stai zitta tu. Tranquilla, adesso tocca anche a te, biondina. Ditemi, bambini, voi avete paura di Uncino? Che paura che fa Capitan Uncino quando entro io in scena.
non ce n'è più per nessuno. Osservate il portamento, ammirate l'andatura, la mia tecnica geniale per incutervi paura. E che musical sarebbe se non ci fossi io, che mi son sacrificato nella parte del cattivo. che paura, che fa Capitaloncino. Fate largo, sta arrivando il primo attore, elegante e raffinato, è un talento naturale, ha già 4 nomination all'Oscar del terrore. Questa ciurma scalcinata non l'ho certo scelta io, ero troppo concentrato nel mio ruolo di cattivo. Che sensi? Poche chance, sta attento ragazzino, forse non ti rendi conto, ma tu giochi con il fuoco. Ho solcato i 7 amori, son da tutti riverito, ho cambiato i connotati a chiunque mi ha insultato. È questione di principio, è questione di morale, dovrò essere inflessibile, irremovibile, incorruttibile, perciò da quel trampolino splash! Direi che in fondo al mare! Vieni qui! No! Guardi! Lascia il mio piano! Aspetta! Così tu saresti la famosa mammina! Qui! Su, mammina! Raccontaci una favola! E che sia bella. Certo, te la racconto subito. Ti racconto la favola di Capitano Ciro e di tutti i suoi pirati, che erano brutti, puzzolenti, con i piedi sporchi. Bevevano sempre da quelle bottiglie tutte lecce. C'aveva anche un po' di panzetta e tutti pelosi e baffuti. Erano brutti, 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 brutti. Ma quanto parli! Va bene, buttatela giù al mare, tanto Spugna! 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 Hai sentito un ticchettio, Spugna? Spugna, non era nulla! Riportala via! Zitta, 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 bambini, mi porto a fare un gioco? Facciamo il gioco dei puffi in piscina. Andiamo tutti sott'acqua e chi diventa prima blu vince. Tacci tu. Adesso bambini, ditemi, chi è che potrà mai salvarti? Io! Peter, Peter Pan! Peter, Peter! A noi due uncino! Aspettavo questo momento da non so quanto tempo. Thank you.
di Capitano Uncino e i suoi pirati. Coccodrillo! Coccodrillo! Sì, coccodrillo! Coccodrillo! Tocca anche a te questa volta. Non lo sentite? Che strano, ticcatì. È il primo allarme, poi dopo arrivo io. Io non mi affanno troppo, vi aspetto tutti al varco. E quando è l'ora di fare i conti, io mi presento al ritmo di una batte, ti dà una... Andati poi così lontano. Piccoli, come state? Ciao papà. Ciao ragazzo. Ciao. Wendy, ti ho detto mille volte di non raccontare fra frottole ai tuoi fratellini. Papà, non sono frottole, sono solo favole. E tu non sai che le mie favole possono diventare realtà. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento. È una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco che finisce se senti tutti vissero felici e contenti. Forse esiste da sempre, non importa l'età, perché è vera soltanto a metà. Papà, possono restare con noi? No, Wendy, assolutamente no. Oh.
scherzetto. Benvenuti in famiglia! Sì! È dedicata a tutti voi ed è dedicata ai miei ragazzi, che alcuni di loro domani torneranno a casa. Prima che ve ne andiate voglio dirvi quattro parole. Non è che siano necessarie, ma se avete voglia di ascoltarle so certo che non vi annoiate. Sono parole semplici, fatte di sentimento e per niente addobbate. Servono a spiegare ciò che siamo realmente. L'animatore non è solo un pagliaccio colorato. L'animatore è una persona vera. Come voi, amiamo, sogniamo, ci arrabbiamo. Ma per una cosa, quello è vero, noi ci distinguiamo. Abbiamo scelto questo mestiere sgangherato che ci fa essere zingari da una casa e magari da un amore appena nato, che ci fa stare al centro dell'attenzione pur quando non l'abbiamo cercato. Ci potete incontrare già al mattino con il sorriso, anche se con gli occhi appiccicati e in faccia una striscia di cuscino, e fino a sera non potete negarlo, facciamo di tutto per non farvi annoiare. Perché? Perché noi viviamo di un applauso di una sera e poi ci mordiamo i gomiti per una vita intera a cercare di capire quello che saremmo stati, magari con lavoro sicuro, una ragazza e quattro soldi ammucchiati. La verità è che ormai siamo una razza in via d'estinzione, mo che tutti vogliono andare in televisione. Per questo domani vi chiedo di essere buoni e a queste parole pensarci un attimino, e se proprio non ce l'abbiamo fatta ad entrare nei vostri cuori, scusateci se non siamo cantanti, scusateci se non siamo attori, scusateci se non siamo ballerini, noi siamo soltanto semplici animatori. Grazie. Braccio destro
Esatto. Pausa. Allora, siamo arrivati a fine settimana, ragazzi. Chi non ha il braccio destro su, la maledizione di Tutankhamon questa volta ve la portate in viaggio e non è piacevole. Quindi, braccio destro su. Cominciamo da coloro che quest'oggi erano in mezzo a voi, il nostro istruttore di tennis, braccio su, Andrea! Il tamaro del gruppo, Cresta! Alle proiezioni, il nostro istruttore di vela, Will! Protagonisti di questa sera, contattista per voi Diaz, hostess Piscina, grazie di cuore per aver collaborato con noi, Piscina. Chi è che lo immagina come Pamela Anderson? Tutti. Ti ricordano come Pamela Anderson? Sei quello ormai. Il nostro bagnino della piscina è Marco! Junior Club e Team Tribù per voi, Trilli e Elisa! Ah, voi tutti sapete che quando metto il dito qua vuol dire che è una domanda. Ma non era un cagnolino? È una mucca! Hai sbagliato il costume! Signore e signori, il nostro Jolly! Fantastica, la bomba del contatto per voi! Alessia! Scusate un attimo, un momento! Bambini, chiudete gli occhi! Tirami sui pantaloni indietro che li sto perdendo! C'ho l'uncino, non vorrei farmi male. Occhio! L'ho capita solo io. Gentilmente chi l'ha capita la spiega quella di fianco, grazie.
il nostro responsabile degli assistenti bagnanti, per voi Mattia! Al Baby Club, è la bambina, per questo l'abbiamo chiamata la bimba. Al Baby Club dei 3 ai 5 anni, per voi la bimba! Fermi tutti quanti col braccio destro così, per favore. Guardate lui. Ecco, no, ormai è troppo tardi. Tu prenderai la maledizione di Van Kagon. Già ci sei, bravo. Oh, eh? Cos'hai pagato di meno? Diaz, prendimi, se no lo gonfio. Fuochino e Pennino, ovvero la responsabile della boutique Super Vicky, e alla mia sinistra, grazie anche a te, la nostra hostess spiaggia Puffo. Giglio Tigrato, grazie anche a te, per voi Annalisa! Michè, io ho una domanda però. I bambini erano Jessica e Salvo. Ma scusate, ma Peter Pan non è ambientato in Inghilterra, giusto? E perché c'hanno i bambini siciliani? E poi un'altra domanda, oh. Ma non erano Sacchiotto? Perché c'è la scimmia? Al Mini Club, per voi, Jessica! Ah. Ah, voi sapete come si chiama lui, giusto? Peter. Però dovete sapere una cosa, ragazzi. Peter non è il suo nome reale. È un nome che gli abbiamo dato noi. Aspetta, aspetta, aspetta. Lui si chiama veramente? Beh, c'è stato. Di cognome? Fiato. È in codice fiscale sto nome. Pensate che la prima volta che mi ha chiamato, che stava per arrivare in villaggio, ciao, pronto, sei Spillo? Sì, con chi parlo? Ciao, sono invece stato svelato. Ah, ciao, dimmi! Non avevo capito niente chi fosse. No, sono il torneista, arrivo domani. Ah, bene, t'aspetto. Ho chiuso il telefono, ho detto, vabbè, adesso lo salvo. Quando sono andato per salvare il nome, ho scritto C. Avete capito? At, col punto interrogativo, perché non mi ricordavo, cioè non avevo capito il nome. Invece a fine stagione, sono 2 anni che sto cercando di imparare il tuo nome. Pensa che ho imparato l'italiano prima del tuo nome. Signore e signori, il nostro Peter Pan di questa sera, perché è torneista, per voi Peter! Ormai per lui non ho più parole, ho soltanto parolacce. Il nostro capo animazione della stagione estiva 2014 qui al Natural Village, per voi Salvo! Lì, in cabina di regia, il mio sosia, barba come la mia, le orecchie pure come le mie, solo un accento diverso, il mio sosia.
E poi di fianco al mio socio c'è il piccolo Paolo. Sono uguali. Questa settimana il suo sogno da grande, pensate un attimino, è diventare tecnico sulle luci. Il padre, appena me l'ho detto, la cosa che ho fatto, l'ho attaccato al nostro Dali per insegnargli il più possibile quello che può imparare. Fai vedere come fai con le luci. Guardate che storia, guardate. Anche a lui un grosso applauso, il piccolo Gabriele. Sempre il nostro DJ Gigi. E di fianco a lui il nostro tecnico suona le luci per voi, Dali. Destra di questa stagione, l'angelo custode, colei che prepara tutti i balli che vedete, colei che ha proposto di fare questo bellissimo musical. Signore e signori, un forte applauso per la nostra Wendy Ilaria. Sì, ora una parola la voglio dire io. Allora, se siamo diventati così, di sicuro e grazie a lui, quindi farei un grossissimo applauso al capo villaggio Spillo. Grazie. Un altro mi presento io a modo mio. Buonasera, buonasera, sono Spillo e sono il responsabile dei bagni. Grazie. Dicevo, una cosa importante ragazzi, se siete stati bene, ditelo in giro, scrivetelo su TripAdvisor, se siete stati male, facetevi fatto vostro. Vi ricordo, subito dopo vi aspettiamo tutti quanti in piscina, perché per salutarvi come si deve ci sarà un buffet di dolci, di torte, di bignetti, qualsiasi cosa ci sarà. Scusate, mi stavo ammazzando. Quindi dicevo, subito dopo ci vediamo tutti quanti in piscina, non andate a letto ragazzi, l'ultima sera ci divertiamo un po', sarà un po' di musica di discoteca, un po' di ballo di gruppo, quindi continuiamo a divertirci. Cos'altro c'è da dire? Sigla! Chi è che l'ha detto? Aspetta, fermo! Signor, vieni qua. Quello stavo aspettando. Buonasera signora, come è stata qui in nostra compagnia? Molto bene, sto ancora una settimana. Bene. Ah, adesso lei deve ripetere quella famosa parola che ha appena detto. Con lo stesso entusiasmo. Sigla! Sigla Peter Pan Animazione 2014, vai DJ! Siamo noi, e voi assieme siamo di vita, di vita.
grazie di vero cuore a tutti quanti di essere stati in nostra compagnia. Una felicissima notte per chi va a dormire. Beato lui che può fare qualcos'altro. E mi raccomando, quando sarete a casa e cominciate a lavorare, non dimenticate mai che un giorno senza sorriso è un giorno perso. Vi aspettiamo qui per le foto. Grazie di cuore.